È un onore per noi della Sons of Italy dare il benvenuto al signor Marciano. Un campione, permettetemi di dire, che merita di essere definito più grande. Chiamatemi Rocky. Sì. Rocky. E poiché lei è stato motivo di grande orgoglio per tutti noi della comunità italo-americana negli ultimi 20 anni, fin da quando vinse per la prima volta... Non fai parlare Rocky. Vogliamo consegnarle qui ora questa targa di campione del nostro secolo. Grazie tanto. Grazie. Basta, avanti, solo sedetevi. È bellissimo. Grazie. Non so che diavolo ci faccio qua sopra io. Insomma, non ballo, non canto. Potrei fare al massimo un paio di round con qualcuno di voi laggiù. Grazie di cuore. Grazie a tutti. Sei il più grande, Rocky! Ma non esageriamo! Grazie amici, sono felice di sentirvelo dire! Davvero, è un piacere conoscerti, grazie! Grazie amici! Rocky, non puoi immaginare cosa ha significato per noi averla avuta qui oggi. Io stavo in prima fila quando lei ha battuto Walker nel 53. Mio padre e i suoi amici festeggiarono per una settimana. Grazie, senta, grazie, Rocky, il papà vorrebbe averla stasera a cena con noi. Mi piacerebbe, ma stasera ho un impegno a Chicago. I soldi. Ma che fa? Dove va? Rocky, ma dove va? Torno subito, ho dimenticato una cosa. Di pausa, vuoi farmi licenziare? Che è successo a questo sandwich? Ehi tu, marchezzano, che ci fa qui quel ragazzo? Non è ora di pranzo. Ma sì. La mia mano! Che lo so! La mia mano! Attaccate! Fermate la pressa! Andiamo all'ospedale! Portatelo fuori di qui! Ok, torniamo al lavoro! Non c'è nient'altro da vedere! Riattaccate la pressa! Papà, io odio questo posto. Tu non lavorerai mai qui. Mai, figliolo. Te lo giuro. È tutto a posto, Gino. Vengo subito. Scomparso Joe Louis, la famiglia lo cerca da giorni. Joe Louis, il bombardiere nero, affronta di nuovo Schmeling, il fanatico nazista che lo perché ha messo... Perché ritagli il giornale? Mentre ascolto mi sembra di vederlo. Non vorrei mica attaccare al muro di casa tua la foto di un... Ehi, John Lewis è il campione del mondo, il più grande in assoluto. Sei testato come un muro. Sta a sentire. Non sono emigrato dall'Italia per venire a stabilirmi qui in America a vivere di carità. Ma non si tratta di carità, sono buoni pasto. Li manda il parroco. Basta! Sta zitto. Comincia l'incontro, papà. Sì, va bene, Rocco, io arrivo subito. Scusami, è un match molto importante. Ne riparliamo più tardi, eh? Non dovrebbe ascoltare quella roba. Mi piace la box, che male c'è.
È lo sport più brutto. Mani dalla merce, ragazzacci, altrimenti chiamo la polizia. Ecco fatto, signora Drago. Grazie. Buona giornata. Anche a lei. Avanti. Vieni, Peter. Ho qui due buoni pasto, signor Murphy. Ecco, tenga. Marcheggiano. Non l'ha visto il cartello? Si serve prima chi paga in contanti. Capito? Rifaccia la fila. Ehi, papà, che facciamo ora? Dove vai? Papà? Su, vieni, Ali. Rimettiamoci in fila. Avanti il prossimo. Ah, brutta boccia, mannaggia. Vieni, vieni, figliolo. Siedi qui con me un momento. Vedi, Rocco, quando arrivai in America 30 anni fa, insieme a tuo nonno, oh, le promesse che ci avevano fatto neanche te le puoi immaginare. E invece ci chiamarono Dagos, Wops, gli senza passaporto, o peggio, i manovali della mafia. E allora quello che conta è ciò che hai dentro di te, Rocco. Quello che vali. Quando ero un bambino, ancora troppo piccolo per andare a pesca con mio padre, mi davo da fare aiutando i pescatori giù al porto. E chiedevo in cambio delle conchiglie. Conchiglie? Già. In Abruzzo, un uomo molto ricco aveva decorato il suo campo da bocce tutto quanto con la madreperla delle conchiglie. Era una bellezza e tutti si fermavano a guardarlo. E un giorno portai a casa tutte le conchiglie che avevo messo da parte. E le diedi a mio padre. Perché avesse anche lui un campo da bocce così bello. Ero orgoglioso di me stesso. Non per il campo da bocce, ma per aver risparmiato. Siano conchiglie o siano quattrini, figlio mio, un uomo deve risparmiare. Un uomo non è niente se non ha contanti. Io spero tanto che le sia piaciuta. Sì, sì, fantastica, ma adesso devo correre all'aeroporto. Ah, oh, sì, sì, c'è una macchina qui sotto che la porterà dritta all'aeroporto, la guarda. Perfetto. Qui c'è il suo, diciamo, gettone no, di presenza. No, 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 un momento, 2000. Che cos'è questo? $2000. Sì, ma vedi, ciao, Gino, salve, amici, come va? Io non prendo assegni. Non ha contanti con sé? Non 2000. Quanto ha in contanti? Non so, 400, $500. Ok, Gino, io preferisco i contanti. Mi prendo questi, per me. Campione. Grazie. Ma Rocky, vedi, questo è un pezzo di carta, questo? Questo è denaro. Io voglio i miei soldi! Ma che gli ha preso? Che gli ha preso? Quello ci ha promesso $5 al giorno per scaricare il carbone e ora ce ne vuole dare solo 3,45. Questo non dovevi farlo. Vai, vai! Forza!
dati da fare, Rocco! Bravo, Rocco! Se lo meritava quel pezzo di merda! Oh, sì! Sì, impara! Sì! Ah, metà per uno. Prendiamoci... prendiamoci anche un piccolo risarcimento. Che ne dici, forza? Io non sono un ladro, Ally. Ehi, ma qui abbiamo perso il posto. Me lo dici chi ce lo trova un altro lavoro adesso? Non vorrai mica fabbricare scarpe, vero? Sei un coglione! Sara, ma quello ha un pugno di ferro. Questo qui ha combattuto con Ginny Brado, che ha resistito per 15 riprese. Sì, questo scherzo. Certo. Ma insomma, dove stiamo andando? Sta calmo, lasciami fare e vedrai. Ma che ci facciamo qui, in questa palestra? Senti, amico, è qui che ci si iscrive al torneo di box? Sì, certo, riempi la scheda. Ehi, ehi, aspetta un attimo. Ma quale attimo? Hai visto come ho buttato giù quel sacco di merda? Vedi questo destro, Ally? Questo ci porterà molto lontano da Brockton. C'è solo un incontro con un peso massimo, Harry Lester. Ok, d'accordo, mi iscrivo. Aspetta, aspetta, aspetta. Harry Lester ha vinto il guantone d'oro. È un bisonte quello e tu non sei mai salito su un ring. Ally, io devo mostrare che non ho paura di nessuno. E tutti si accorgeranno che cosa vale il mio destro. E poi è un dilettante anche lui. Che cosa ho da temere? Gesù, guarda che bestia. Rocco, Rocco, ma hai visto che cos'era? Lo faccio secco. Non l'ho visto. In quest'angolo, al suo primo incontro da dilettante, col peso di 94 kg, proveniente da Brockton, Massachusetts, Rocco Rocky Marchegiano! Buttalo giù, Rocky! E in quest'angolo, col peso di 104 kg, vincitore del guantone d'oro per ben 3 anni ed aspirante al titolo di campione dei dilettanti del New England, Harry Lester! Oh, sei un brocco! Ok, ragazzi, sentite. Voglio un incontro corretto, d'accordo? Toccatevi i guantoni e andate al vostro angolo. Forza, Rocco! Rocky, sei tutti noi! Forza, Rocco! Tieni sulle braccia! Alza le mani! Vai, Rocco, su, vai! Su con le mani! Giocati! Attento! Sono $22.59, dobbiamo trovare un vero lavoro. Senti, Ally, io voglio diventare un professionista. Cosa? Ma guardati, sei scemo. Oh, non puoi farcela su ring contro quelli. Quelli mi sembrano tante femminucce. Devo allenarmi meglio, sono fuori forma. Qui dice che John Lewis si allena per 30 round. Oh, ti paragoni a John Lewis adesso? Non faccio paragoni, ma se John Lewis fa 30 round prima di un incontro, io quanti ne devo fare? 60. E se corre 10 chilometri, io ne devo correre 20. Se mi alleno il doppio di questi ragazzi, riuscirò a vincere prima o poi. Ma noi siamo in bolletta, abbiamo bisogno di un vero lavoro, lo capisci? Ally, vuoi restare a marcire qui, a spezzarti la schiena? Allora fai pure.
Io ho visto come vive qui mio padre e non voglio che accada anche a me. Ora io ho l'occasione di andarmene via. E con il mio prossimo incontro, combatterò ancora fra tre settimane. Combatterai ancora? Da professionista. C'è un importante manager che si chiama Al Wild, che viene da New York per cercare nuovi talenti. Ne ha già trovati tre e sta cercando un peso massimo. Ah, allora vai bene, guarda qua. Gli ho scritto una lettera e ho detto che sono imbattuto. Imbattuto? Hai perso quattro incontri. Da dilettante, ma da professionista sono imbattuto, tecnicamente. Rocco, non sai nulla di box. Va bene, imparerò. E come imparerà? Mi hanno colpito duramente e non sono mai andato al tappeto. Che cosa ho da perdere? Ali, ascoltami. Non ho intenzione di fabbricare scarpe. È la nostra buona occasione per andarcene. Ce la metteremo tutta e se non funziona troveremo un buon lavoro. Che ne dici, amico? Dai, Ali, che ne dici? Vai, c'è me, guarda, a me, sinistro! Sì. Di più? No, va bene. Prova a contare. Contali quando li fai. Uno. Conta. Ma riesci a farne solo uno? No. Uno. Ma insomma, che ti prendi? Picchia. Mi hai fatto male! Dai, andiamo! No, non posso. Che vuol dire? Non posso mangiare il pane. Che cosa? Non puoi mangiare il pane? Ma mi sto allenando. È pane come lo fanno peso. Al paese. È una cosa assurda, non vuole mangiare il pane. Ma spiegaglielo tu. La cosa qua è molto complicata. Corri sul posto, ginocchia alte, sulle ginocchia. Bene, così. Hai visto? Quando mi ascolti vai bene. Attento, sei sbilanciato, che fai? Sta dritto. Ok, voglio allenarmi col destro. Ma che fai? Impara a coprirti su quelle mani. Ancora uno. I miei calzini. Ora ci sei, bene. E bene, pare che... Hai visto, bravo. Ma come, non puoi mangiare i pomodori? Senti, cosa dici? Non posso mangiare i pomodori. Ma i pomodori non possono farti male. Devo mangiare la bistecca. Che non può mangiarli. Non riesco proprio a capire come possa fargli male un pomodoro. Avanti, pazienza. Spiegamela adesso. Sono cose complesse da spiegare. Piegati. Ok. Sinistro, sinistro, destro. Bene. Sinistro, sinistro, destro. Bene. Non manderò giù la carne, gusterò solo il succo. Non puoi mandare giù la bistecca. Devo perdere peso, mamma. Abbiamo una bistecca e lui non la mangia. Tua madre ha ragione, ti devi sostenere. Papà, cosa posso fare? Non importa. Che fai? Oh, mio Dio. I passeggeri del volo 142 provenienti da Houston possono ritirare... Barbara! Ehi, dove sei? Alla guardia. Rocky, che ci fai ancora a New York? Dovevi tornare a casa ieri sera. Che è successo? Accidenti, sì, avrei dovuto chiamarti. Mi hanno dato una targa e tutti volevano parlare con me. Che altro c'è, Rocco? Ti rendi conto che sei stato a casa solo una sera nelle ultime sei settimane? Dai, prendi la palla. Insomma, quando sarà finita? Ho finito, amore. È tutto finito. È bello vedere. C'è un'ultima cosa, un'apparizione in TV a Chicago. $4,000 per 5 minuti e con questo ho concluso. Ma noi ti aspettiamo qui, ho tutta la casa piena di ospiti. Barbara, tesoro, ho mai mancato un compleanno? Mai. Hai visto? Ora vieni a casa, Rocco. Ti ho fatto una torta. Mi ha aiutato Marianne. Marianne è lì, passamela. Ti vengo a prendere all'aeroporto alle 4, ok? Ecco la bambina. E papà al telefono. Buoni, bambini. Dormi. Dove sei, papà? Ehi, biscottino, torno a casa. Hai fatto la torta? Sì, ho fatto la scritta con la panna. Faremo una grande festa. Ballerai con me? Ballare con te? Ma se non hai mai voluto ballare con me? Ehi, Rocky, non balli? Sto bene, Ali, non preoccuparti. Beh, fa come vuoi. Con quei piedi, stai attento. Ci conosciamo? Barbara. Barbara Cousins.
Eri 3 anni avanti a me alle medie. Io ero molto più bassa e senza seno. Ah, già. Sei cresciuta. Sei in vena di complimenti, eh? Allora, vuoi ballare? Non perdi tempo. No, se voglio qualcosa. E cos'è che vuoi? Per adesso ballare. Ballare? Esatto. Musica, movimento, danza. Ah, ecco. Non sono un campione di ballo. Coraggio. Intanto impara a condurre. Comunque ti ho avvertita, eh? Guarda là, Rocky sta ballando. Allora, cos'erano quei passetti che facevi? Che facevo io? Guarda che ti sbagli. Ma chi vuoi ingannare? Sembri uscito da un cartone animato. Hai presente Walt Disney? Non sembra che ti dispiace. Vuoi andartene da qui? Vuoi che usciamo? Non dico adesso, non ancora comunque. Intendo dire, vuoi andare via da Brockton? So solo una cosa, non fabbricherò scarpe. Che farai allora? La box. Ah, quello è un ambiente molto difficile. Hai del talento? Sono imbattuto da professionista. Davvero? Già. Combatto al Palisades domani sera, vuoi venire? Molto lontano. Verrò un'altra volta. Ok, facciamo così, ti lascio un biglietto all'entrata nel caso cambiassi idea. Sai una cosa? Cosa? Stiamo ballando. Ma che diavolo facevi? Sembravi una ballerina. Ho vinto. Sì, è uno dei misteri della vita. Torna a casa, stai consumando tutta l'aria qui. Come sta, dottore? Perde molto sangue. Sopravviverà? Oh, starà bene. Questo è quello che conta. Già. Sicuro di essere pronto? Sì, ecco, sta arrivando Wild. Che belle scarpe ha, signor Wild. Ma guarda questo scemo. Gli stanno per ridurre la testa come un cocomero e lui parla delle mie Saxon. No, è che mio padre fa scarpe, perciò me ne intendo anch'io. Secondo me sei tutto suonato. Dammi retta. È sempre così simpatico. Pensa che oggi eri buon umore. Thank you.
troppo piccolo, troppo leggero e in più goffo come un orso. Ha un destro che è peggio di una locomotiva. Io lo farei firmare subito. Già. Quel fenomeno da baraccone può valere molto. Voglio dire che questo nome è difficile da dire. Marchi, Marche o come cavolo si pronuncia. È troppo lungo, complicato. Insomma, dovrei cambiare cognome. Sì, qualcosa di più semplice che so io. Marciano, mm-hmm. Sì, ma la mia famiglia... Senti un po', vuoi discutere o firmare? Sì, certo, ma lei che cosa ha pensato per... Charlie me? Goldman è l'uomo che fa per te. Ma vede, Ali e io siamo soci. Io pago per un allenatore. Se tu ne vuoi uno in più, te lo paghi, giusto? Giusto. D'accordo? Ok, ma lui non deve sapere che sono io a pagarlo, inteso? Oh, gli puoi dire che è il presidente Roosevelt che lo paga, che mi importa? Qui dice che lei diventa mio procuratore in tutto. Sì, mi occuperò io di tutto quanto. Il tuo interesse, naturalmente. Investimenti, questioni fiscali, pensioni, mm-hmm. tutto quanto, eh? Ok, questo 50% di tutto quello certo. che guadagno, di tutto? Sì, è questo l'accordo, 50% di tutto. Ingaggi, borse, eccetera. Vendi limonata per $2, uno è per me. Ma è la metà di ciò che guadagno, la metà di tutto, non le sembra un po' troppo? Ah sì? Dimmi, quanti soldi hai in tasca? Beh, penso forse un dollaro e un quarto, non lo so. Bella cifra. Vorresti il 50% di questi? Mm-hmm. Allora, te ne vuoi andare da Brockton, vero? Mm. Firma qui. Rocco Marciano. $75 ciascuno. Mi dispiace, ma ho soltanto due posti in prima classe. Mi sta prendendo in giro. Vi trovi qualcosa? Ah sì, due posti in coda all'aereo. Sì, certo, in fondo all'aereo, non c'è qualcosa? In fondo all'aereo ci sono le toilette. Vuol fare il viaggio lì dentro? Ehi, puntini, Rocky Marciano. Sto andando con il mio aereo personale a vedere il tuo incontro. Ah, interessante, amico. Tu sei un pilota? Certo. Quindi possiamo volare con te gratis tutte le volte che vogliamo. Notte e giorno, e se non trovi me ti do il telefono di una decina di amici che saranno lieti di portarti a bordo. Ah, gentile da parte tua, sei un amico. Che ne dici, Ali? Si viaggia magnificamente. E come ti senti? Forte, piuttosto forte. Hai messo capo 12 avversari e dici piuttosto forte. Ma tu sei un vero fenomeno. Sei l'orgoglio di noi italiani. Voglio che sia orgoglioso tu, pa. È il lavoro. Il lavoro è il lavoro. È sempre lo stesso da 20 anni. Forse un giorno mi pagheranno per stare a casa a giocare a bocce. Ma fino allora si va in fabbrica. Oh, non voglio devi, così, non papà. Devi, figlio. Voglio così. Finalmente. Oh, sarebbe questo qui? Sì, è il Bardietti. Ehi, ragazzi! Guardate chi c'è! Il prossimo campione dei 88 pesi massimi! Come va? Non mi lamento, Eddie, toccando ferro. Senti, campione! Come va? Caspita!
Caspita, sono tutti membri del Marciano Club, questi. Pensa che solo un anno fa nessuno di loro importava niente di lui. Immagino. Che ne dici, Rocky, di investire un po' di soldi nel mio bar? Ho un progetto di allargarmi. Non intendo investire per ora. Chi è quel tizio? Quello è Brockton Eddy. Cos'è, a caccia di soldi? Già. Ehi, guarda chi c'è. Se investi 5.000 bigliettoni, te ne rendo 7.5 fra 10 settimane. No, non faccio affari del genere. Ehi là, Rocco, finalmente! Ciao, Steve, è un piacere rivederti, eh? E quella chi sarebbe? Oh, ma quella è la sorella di Eddie, una tonta. Non ci devi fare casa. Oh, guarda chi c'è in TV, Rocky! Rocky, guarda, che c'è? Guarda chi c'è in TV. Ehi, zitti ragazzi, c'è il campione, alza il volume. Da molto tempo, insomma. Bene, ma ora ho deciso di ritirarmi. Ho avuto delle soddisfazioni incredibili, ho incontrato persone meravigliose, veri amici. Ci sono cose più importanti che tirare pugni. Grazie. Così Joe Louis, il più grande campione di boxe di tutti i tempi, ha annunciato il suo ritiro. Ed è tutto per oggi, 22 marzo 1949. Bene, molto bene. Attento a non staccarlo dalla catena, eh? Ehi, Rocky! Vieni qua. Voglio presentarti Frankie Carbo. Molto piacere, signor Carbo. Il piacere è mio, Rocky. Mi hanno parlato molto bene di te. Ah, non dire, te esagerano. Davvero? Lei, signor Carbo, se non sbaglio, potrebbe mettermi in luce qui a New York. Ehi, Rocky, facci piano. No, va bene. Mi piacciono i tipi un po' aggressivi. Credi di essere pronto per il gran salto? Sono pronto per il Garden, signor Carbo, glielo garantisco. Visto che Louis si è ritirato, c'è un po' più di spazio per muoversi. C'è un altro pugile italiano, Carmine Vingo, lo conosci? Sì, di nome, è alto 1,80, no? Già. A molti del mio giro piacerebbe vedere sul ring due italiani imbattuti, sarebbe un evento. Dai retta a me, Frank, è lui il futuro campione. È pronto? Allora, Rock. Sei pronto davvero? Chi è? Sì. D'accordo. Parto per New York. Square Garden. Guardalo lì. Mai visto un pugile dormire in questo modo prima dell'incontro? Non credere. È teso come una corda di violino. Su, è quasi ora. Ok. Rocco. Sì, eccomi. Sono andato. Senti un po', bella addormentata. Siamo al Garden, al Madison Square Garden, dove un sogno diventa realtà. Fa che sia così. Il Madison Square Garden ha l'onore stasera di ospitare qui sul ring, che ha visto le sue più grandi vittorie, il leggendario bombardier nero. Louis è qui. John Louis è qui al Garden. Voglio vederlo. Non solo il mio capo non mi ha permesso di andare a New York, ma non voleva nemmeno che uscissi prima. Ti ho tenuto il posto. Ah, grazie. Thank you.
È ferito! Brett, ragazzi, ecco, ho detto! Se vuoi buttarlo giù in fretta, devi piazzare un uppercut. Cristo, guarda questo sopracciglio. Devi fare in fretta. È più svelto di te. Vuoi usare quel fottuto destro? Rocco, fallo fuori e sì, ce ne andiamo a casa. Sì, forza, forza! Ambulanza. Sta male. Presto! Non preoccuparti, Rocky, si rimetterà subito. Ma hanno chiamato l'ambulanza. Il temporale ha bloccato l'ambulanza. L'ospedale è qui, dietro l'angolo. Forza! Presto! 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 Forza, in fondo! Là in fondo c'è la barella. Sbrigatevi! Forza! Piano. Uno, due, tre. Piano, piano. Piano, mi raccomando, fate piano. Sì, sì, levatevi. Levatevi, via, via, andate via, forza, via. Infermiera, se ci sono novità, io sono in sala d'aspetto. Come sta? Terapia intensiva, c'è un 50%. Non bingo, Rocky, lui sta bene. Come starebbe chiunque altro in questa situazione? Ma è meglio che tu gli parli, vedi che non perde la testa. Non voglio buttar via il tempo come ho fatto con Lou Ambers. Già, Lou Ambers. Mollò tutto dopo aver ucciso Scarpatti. Ma sai, c'è una cosa positiva in questo. E sarebbe? Beh, per come la vedo io, ogni giorno che Vingo resta in coma, Rocky vale $10,000 di più. E se Vingo dovesse morire, non ci sono limiti. Sai una cosa? È un bene che siamo in ospedale. Questo caffè rischia di avvelenarci. Aveva davanti a sé un'intera vita ed è bastato un mio pugno per... È la box, Rocky. Se vuoi stare al gioco, devi accettarlo. Sarebbe potuto succedere anche a te. Forse non sono fortunato, Ali. Perché anche quando vinco, non vinco. Mi scusi, lei è Rocky Marciano? Ci sono novità? Niente, vorrei solo chiederle se posso avere un autografo. Morta sul ring. Di là c'è un ragazzo che sta morendo e tu mi chiedi l'autografo come se fosse Ginger Rogers! Levati dai piedi, tu! Come sta Vingo, signor Carbo?
I migliori dottori stanno facendo tutto il possibile, garantisco personalmente. Cosa significa? Cosa vuol dirmi? Che è ancora in pericolo di vita o che c'è una speranza? Significa che non sono in grado di sciogliere la prognosi. Ascolta, non serve a nessuno che tu resti seduto qui dentro a guardare nel vuoto. Vai a Brockton, riposati. Resta un po' con la tua famiglia. No, non me ne vado da qui finché non saprò. Dar retta al signor Carbo, Rocky. Non serve che tu resti qui. Senti, Rocco, è accaduta una tragedia. So che ti senti in colpa, ma è stato un incidente. Renditene conto, un incidente. Già, grazie, signor Carbo. E comunque vada, ricorda che non hai nessuna colpa. O ti convinci o sarà peggio per te, hai capito? Sì. Vai a casa ora. Aspetta un attimo, Ali. Scusi, lei è la signora Vingo? Mi dispiace. Odio quel cartello. Grazie. Prego. Basta così. L'hai saputo? Tu non mi hai chiamata, ma io lo so. Questo povero ragazzo è italiano. E ha una famiglia. Sì, una moglie. Cielo. Ogni volta che combatti vado in chiesa e prego perché tu non ti faccia del male o non ne faccia qualcun altro. E guarda cosa hai combinato. Mamma, non cominciare, ti prego. Non voglio un figlio assassino. Basta, mamma! Beh, poteva andar peggio. Forse dovrei cercare un lavoro. Che lavoro? Fare scarpe? Io piaccio al signor Carbo, mi può trovare un'altra sistemazione. Sì, gli piaci quando sei sul ring, proprio come a tutti quelli che ti stanno attorno. Ti è compresa? Sì, m'è compresa. Scusami. Coraggio, Rocco. È da quando ti conosco che non fai altro che ripetermi che vuoi lasciare Brockton. Ora ne hai la possibilità. La vuoi buttare via? Non sono un pugile. Sono uno che ha un buon pugno e molta fortuna. Ti danno 25-0 contro i migliori del mondo. Pensi che Joe Louis... Ma Louis non ha mai... Ah no, ha spedito Nettie Brown dritto in ospedale nel 36 e Brown non ha più combattuto. 4 mesi dopo, Joe Louis strappò a Braddock il titolo. Se Louis avesse smesso, pulirebbe i pavimenti adesso. Sposami. No! Ascolta, Vingo sapeva quello che rischiava quando è salito sul ring. Ma hai sentito che cosa ho detto? Ti ho chiesto se vuoi sposarmi. Come faccio a dirti di sì con tutto quello che hai per la testa adesso? Mi stai facendo morire, lo giuro. Che cos'è? Non mi ami? Lo sai che ti amo, ma perché me lo chiedi? Anche se lasciassi la box? Anche se fabbricassi scarpe? Buonasera! Ehi, papà! Che ci fai tu qui? Se è per portarmi il pranzo, io credo che tu sia leggermente in ritardo. Ah, senti, pa, sono stanco di camminare. Ti va se ci sediamo un secondo?
Sì. E dimmi, quel Vingo come sta? Beh, è uscito dall'ospedale. Sembra che stia molto meglio. Bene. E tu che cosa farai? Continuerai a combattere? Voglio che tu sappia che se non vuoi, per me va bene. Beh, l'unica cosa positiva di tutto questo è che il mio prezzo è notevolmente salito. Forse dopo il prossimo incontro tenterò la sfida al titolo. Così potrò finire di pagare la casa e portarti via da questa fabbrica per sempre. Rocco, non sei obbligato a farlo, perché io e mamma ce la possiamo cavare benissimo. Papà, io voglio così. Credimi. Quello stasera non ha palle. Spostati! Perché non colpisce? È Vingo, pensa ancora a Vingo. Vai con destro! Dov'è il tuo destro, eh? Ma cosa? Svegliati! Saltelli come se te lo fossi fatto addosso. Che ti prende? Mi sento un po' legato oggi, Charlie. Ah, coraggio, Rocky. Non è un balletto. Dov'è il tuo gancio destro? Come vado a punti? Punti? Ma se non hai mai pensato ai punti, mandalo al tappeto! Ehi, a che gioco giochiamo? Mai visto uno schifo del genere? Guarda che è il mio muso che prende pugni qui sopra. Per caso vuoi salire tu sul ring e fare a cambio? Ehi, noi vogliamo solo che tu vinca. Mancano due round e rischi di perdere. L'ho strigliato un po'. Colpiscilo, coraggio! Devi colpirlo! Colpirlo e basta! Tanti! Due, tre, quattro, cinque, sei! Tutto bene? Ma che diavolo aspetti? Coraggio, Rocco, puoi farcela! Forza, Rocco, colpisci ora! Colpisci, colpisci! Vai col destro! Vai col destro! Si mette male. Ma che stai facendo, Rocky? Oh! Attento alle mani! Quel colpo, non potevi darlo alla starza? Senti, non te la devi prendere. Lui ti ha solo schivato. Tu hai controllato l'incontro e hai vinto i punti. Stronzate. Comunque hai vinto, no? Sì, ho vinto. Ho fatto solo pena, vero, Charlie? Hai fatto di meglio. Ma cosa ti è preso? Dov'è quel destro che tu ti aspettavi? Al, non so che dirti. Mi dispiace. Non so che è accaduto là sopra. Meno male che ti hanno aiutato i giudici. Cosa vuole dirmi? Che l'incontro è truccato? No, Rocky, nessun trucco. Ma se farai ancora quelle stronzate sul ring, potresti averne bisogno. Ora torna in te e riga dritto. Non butti i miei soldi su un Brock. Che è sempre la miglior scelta. Era. Era. Ciao, Al, come stai? Io bene, tu, Jerry? Che significa era? L'ho visto in fase regressiva stasera. Per me è pronto per la sfida al titolo. Io invece penso che dovrà aspettare ancora. Rocco, non puoi mettere tutti al tappeto. Ma era mio, pa, era mio. Ehi, c'è Joe Louis! Come stai? Ciao, è un piacere. Guarda, grazie. Il bombardiere nero. Ehi, come va, campione? Da bere per tutti! Papà, hai visto che c'è? Ehi, Rocky, verrà al nostro tavolo, scommetti. Charlie, sta zitto. Dai, voltati. Fai finta di niente, non guardarlo. Salve. Va, dà un'occhiata alle sue scarpe. Ehi, Charlie. Salve, come va? Alla grande, e a te? Bene, bene. Finalmente conosco l'orgoglio di Brockton. Signor Louis, è un vero piacere. Era tutta la vita che aspettavo di incontrarla. Davvero? Allora dovevi uscire più spesso. Charlie, lo conosco da anni, ma chi è tutta questa bella gente? Beh, questo è mio padre Pierino. È un piacere, signore. Piacere mio. Grazie.
Questo è il mio angolo, alle colonne. È un onore, Luis. Un onore. E questa è come dire... questa è la mia... fidanzata, Barbara. La mia... Ah, davvero? È così? Già. Mi sposo, a quanto pare, signor Luis. Che lo tenga da conto. Certo, certo. Ma quanto si dice il nuovo Dempsey? Oh, è meglio di Dempsey. E anche di lei. Oh. Mi dispiace, Joe, ma a volte al mio amico Ally qui piace scherzare. Invece dovrebbe tenere chiusa la bocca. Nessun problema. È stato un vero piacere. Congratulazioni. Grazie. Grazie, Joe. Charlie. Sei pazzo, quello è il bombardiere nero. Ehi, che problema c'è? Che cavolo ti ha preso? Accidente. Hai visto la sua faccia? Ho visto la sua faccia. L'hai vista, no? Negli occhi lui sapeva la verità, Rocky. La sapeva. Ah, siediti, hai bevuto un po' troppo. Adesso siediti. Ancora non riesco a crederci. Non dovevi farlo. Non farlo mai più. Me lo dico. Ok, non so cantare, non so ballare. Potrei fare al massimo un paio di round con qualcuno di voi laggiù. Siete grandi, grazie tanto. Grazie. Lo adorano. Sì. Sono tutti entusiasti di lui. Chiama quelli di Las Vegas. Di che abbiamo il tizio per l'inaugurazione. Ah, è stato grande, campione. Grazie tante, grazie. L'auto è arrivato. Veramente ho prenotato per tutti al Pump Room. Avrei un affare da proporle. Senta, lei è molto gentile, ma devo tornare a casa. Tutta la mia famiglia mi aspetta. Lei ha i miei... Sì, sì. Fantastico. 4.000, in contanti, come lei ha chiesto. Non si offende, eh? Non è che non mi fidi, ma... No, no, c'è tutto. Senta, so che va di corsa, ma ho alcuni amici a Las Vegas che si trovano in un piccolo guaio. Mi spiace per loro. Cercano un ospite per inaugurare un casino stasera. C'è un buon compenso per lei. Mi piacerebbe molto, davvero, ma ho promesso a mia moglie... $25.000. Contanti? Ah, senti, Ally, paga tu il conto. Ancora? Ally, dai, non scherzare. Hai visto? Hai visto che c'è dietro al banco? Quel piccoletto? Beh, quel piccoletto è Fulmine Lou Ambers. L'ex campione dei pesi leggeri. Certo. Ma dai. Te lo giuro. Avete finito? Sì, ma tu non sei per caso Lou Ambers? Diciamo che... Ma tu sei Rocky Marciano? Sì, sono Lou Ambers, è un vero piacere. È bello conoscerti di persona, ma eh? Ma certo. E questo è il mio socio, Ally Colombo. Ehi, come va, Ally? Bene, eravamo tuoi tifosi da piccoli. Fantastico, sì, davvero fantastico. Come va, campione? Non mi lamento, non mi lamento. Splendido. Ma che ci fai tu qui? Che ci faccio? Non è poi così male, ci sono le mance, si incontra gente simpatica. Certo, certo. Al Weiler è il tuo manager, vero? Con me ci si è comprato casa e 3 automobili. Quindi ha gestito i tuoi soldi? Oh, se li ha gestiti. Non si è comportato bene? Non era tutta colpa sua, ho divorato un patrimonio senza rendermene conto. Sai com'è? Firmi un contratto quando hai 20 anni e rimani fregato per tutta la vita. Vorresti dire che non ti è rimasto nulla oltre al titolo? Restano i ricordi. Tanti ricordi, amico. È un cassetto di medaglie che non servono più a nulla. Ci vediamo. Stammi bene. È uno schifo, Ally. Ha combattuto per una vita e non gli è rimasto niente. Quanto hai in tasca? Avanti, tira fuori. Non è molto. Basteranno. Ehi, Lou! Non è granché, ma è tutto ciò che abbiamo. Tieni, amico. Ma che bastardi! Oh! Io sono stato campione del mondo nel 1936, capito? Mangia spaghetti! Ma non volevamo offendere. Io lavoro per vivere, non mi serve la carità. Andatevene fuori di qui! Sto solo dicendo che non avevo nessuna intenzione... Io sono Lou Ambers, andiamo. Campione del mondo dei leggeri! Non mi serve la carità di voi italiani! Fuori di qui! Io sono Lou Ambers, capito? Beh, non mi sorprende. Ambers è sempre stato un po' orgoglioso. Che ci vuoi fare? È così. Non riesco a credere che un ex campione finisca a servire birra. Può accadere di peggio. Guarda un po' qui. Joe Louis dichiara fallimento. Ma è incredibile. Già, l'abbiamo visto l'altra sera. Lui stava pagando da bere a tutti. Sembra che il bombardiere nero sia in un angolo dal quale non riesce ad uscire. Qui dice che deve al fisco $1 milione. Senza contare il 500.000 avuto in prestito e le migliaia di dollari che deve in alimenti alla sua ex moglie. È una lunga lista. Non ha proprio senso. È stato campione per più di 12 anni. Ha vinto un sacco di premi in denaro sin dagli anni 30. Per non parlare della pubblicità e di tutti gli altri affari. Già, milioni di dollari buttati al vento.
Ehi, Freddy, mettiti questo. Sì, ho i documenti qui davanti a me. Ci do un'occhiata. Voglio i miei quattrini. Ma che diavolo ti prende? Ti chiamo dopo. La mia metà, quella che hai investito per me, la voglio. Che c'è? Ti servono dei contanti? 50, 100 dollari, quanto? Non parlo di spiccioli, ma di ciò che devo avere. Che gli succede, Ali? Vuole il suo denaro. Mostrami i documenti. Documenti? Non ne esistono. È tutto qui. Devo anche renderti conto, figlio di puttana. Ti ho preso quando nessuno ti voleva, capito? Voglio i miei soldi! Calmo. Calmo, sta calmo. Non stanno mica nel materasso, sai. Li ho suddivisi in vari investimenti. E quali? Beh, abbiamo messo 60.000 dollari in 20 appartamenti nel Bronx. Il denaro che ho guadagnato tu l'hai messo nel Bronx? Sì, certo, lo sapevi che investivo in beni immobili. Non fare l'ingenuo. Mi tiro fuori. Beh, non puoi farlo. Quegli appartamenti sono la garanzia per un altro investimento a Syracuse. Syracuse? Che è collegato ad altre proprietà in Florida, insieme a dei soci che stanno nel Maine. Tu ti arrampichi sugli specchi. Quanto valgo io in contanti? Beh, le cose non sono andate proprio come speravo, ma dammi solo qualche mese e con un paio di voglio affari... i contanti, li investo io i miei soldi d'ora in poi. Tu non ne sai niente di investimenti. Ma so quello che non ho avuto. E va bene, ok, lo vuoi, lo avrai. Ma pensaci bene, Rocky. Mi devi la metà dei tuoi guadagni per il resto della tua vita. Sì, 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 non ti preoccupare di questo, ma della mia sfida al titolo, ok? Hai sentito l'agente di Charles? Al titolo? Hai affrontato la starza come un paralitico. Ehi, l'incontro l'ha vinto, no? Prova a dirlo a Frank Carbo. È lui che tira i fili, no? Ti dico una cosa, però. Non c'è niente in vista prima di novembre o di dicembre. Non combatterò fino alla fine dell'anno. Esatto. Oh, no, Al. No, 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 no. No, tu mi organizzi qualcos'altro, che so io, un incontro di lotta libera. Lotta libera? Ma che cavolo stai dicendo? È come buttare un dollaro per un centesimo. Brutta boccia, brutta. Chissà perché non gioco più come una volta. Perché non hai un campo da boccia rivestito di madreperla. Ah, e tu che ne sai? Me lo dicesti quando ero bambino, papà. Senti, pa, ho bisogno di parlarti. Sicuro? Ti ascolto, figlio mio. Beh, succede che ho meno soldi da parte di quelli che pensavo. E per di più la borsa dell'incontro con la starza non era così. Qual è il problema? Beh, forse... forse per ora non ti conviene lasciare la fabbrica. E anche per riscattare la casa, beh, dobbiamo andarci piano per un po'. È una questione di tempo. Devi sapere che ho fatto degli investimenti e ancora non si sa come andranno e con i soldi che ho adesso non credo che si possa... Non preoccuparti, Rocco, ti capisco. Davvero, pa? Ma certo, certo. Grazie, pa. Non li avrei chiesti a te, ma vedi, quelle mezze maniche giù alla banca mi hanno detto: lei deve avere delle garanzie, qualcuno che avalli. E io, se avessi avuto delle garanzie, non mi serviva il vostro prestito, no? È difficile trattare con quelle delle banche. Per questo voglio aiutarti io. Davvero? Lo farei? Sì, ma che sia chiaro. Non è un prestito, io investo nel tuo locale. A me servono subito 5.000 dollari e ne avrai 7.5 fra 10 settimane. Più il 5% degli incassi. Non te ne pentirai. Voglio allargare il locale, arrivare a 100 coperti, rimodernare la cucina e ho messo gli occhi su uno chef di Boston. Eddie, mio padre mangerà qui gratis. Ma certo. Dove devo firmare? Nessuna firma. Se lo mettiamo per iscritto, il mio agente si frega il 50%. È un affare fra te e me. Fra te e me? D'accordo. Dammi una tazza di caffè. Pronto? Sono io, amore. Ehi, ma dove sei? Sono a Chicago. Guarda chi c'è qui, Rocky. Che ci fai ancora lì? Pensavo fossi già arrivato. Sì, capisco, ma prima devo fare un salto a Las Vegas. Domani mattina sono a casa, lo giuro. Mi raccomando, lo sai quanto ci tengo, amore. Promesso, questa è l'ultima volta, Barbara. Non potevo rifiutare, amore mio. 25.000 in contanti, ci mettiamo a posto stavolta.
Io ti voglio qui con me, Rocky. Un po' di pazienza, amore. Una dichiarazione di John Lewis alla stampa prima del suo ricovero in clinica. Non ho fatto mai del male a nessuno. Barbara, ora ti lascio, è tardi, ciao. Perciò non capisco perché mi si tratti in modo così ignobile. Mi si tenga qui dentro, facendo credere che la mia mente sia malata. Dico a tutti i miei tifosi che pazzi sono coloro che vogliono rinchiudermi. Ancora una volta, un atleta deve pagare di persona per la disonestà degli altri. Hai sentito di John Lewis? Ah sì, è una vergogna, non se lo meritava. È assurdo che un atleta come lui finisca in manicomio. Dopo tutta la propaganda che ha fatto gratis durante la guerra, ora il governo lo molla e lo fa rinchiudere. Incredibile. Sai che ti dico, Rocky? Hai fatto bene a tirartene fuori in tempo. È già passato, Denver, eh? Mi raccomando, Rocky, solo una fetta, eh? Ora ti chiede anche il 50% della torta. Già, faranno una categoria solo per me, il sovrappeso. Vorrei proporre un brindisi per gli sposini. Sì, sì, certo, certo. Possa il vostro amore durare di vittoria in vittoria. Salute! 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 Salute agli sposi! Bevi? Bevi, amore, bevi. Dunque, Rocky... Rocky, tu ti sei preso una splendida ragazza. E tu, Barbara? Secondo me era meglio se ti compravi un cagnolino. No, no, sul serio, Barbara. Desidero nominarti ufficialmente... membro onorario del club Rocky Marciano, alla vigilia della conquista del campionato del mondo dei pesi massimi. Gratulazioni! Ce la farai, Rocky! E inoltre, visto che siamo in argomento, voglio comunicare a tutti oggi qui che proprio poche ore fa ho ricevuto una telefonata che conferma con chi Rocky Marciano combatterà. Perciò, signori, tra 3 mesi esatti, al Madison Square Garden, il nostro campione affronterà niente meno che il leggendario Brown Bomber Joe Lewis. Come hai potuto farmi questo? Senti, Lewis si è ritirato col titolo. Nel momento in cui rientra, il titolo è disponibile. È un'opportunità che non puoi perdere. No, ascolta. Walcott, Charles, tutti, ma con solo John Lewis sfidando no. Lewis puoi far dimenticare ai tuoi tifosi la cattiva figura con la Starza. Io ho battuto la Starza. Vuoi sì o no il titolo mondiale? Certo. Perfetto. Batti Lewis. Battere Lewis? Non voglio incontrarmi con lui. Ascolta, ingrato bestione. Non spetta a te decidere ciò che farai. Ho investito una fortuna su di te e tu così mi ripaghi. Non vuoi incontrare Lewis? Bene. Allora va giù e comunica alla tua famiglia che vuoi tornare a casa e che hai chiuso con la box. Puoi sempre prendere il posto del tuo vecchio in fabbrica. Splendida cerimonia, signora Marcheggiano. I miei complimenti. Cos'è successo? Forse non mi sono spiegato bene. Devo cominciare ad allenarmi subito. Sì, ma l'incontro è fra 3 mesi e noi ci siamo appena sposati. Chiunque si sposi fa uno straccio di luna di miele. Già, ma nessuno di loro deve affrontare John Lewis. Papà, io devo partire. Siediti qui un momento, vuoi? Devo andare, mi aspettano. Beh. Sono per te. Devo andare ora.
Allora, noi dello staff staremo nella casa grande e laggiù, lo vedi quel cottage? Quello è per te. Ti puoi riposare in santa pace, avere la tua privacy e così via. E qui ci sono le attrezzature, visto? Un ring regolamentare con tutto quello che serve. Già, è il principe di Galles come maggiordomo. Quanto cavolo mi costa tutto ciò? Niente, Carbo ha fatto un accordo con il proprietario. Quale? Che non gli sparava se si toglieva subito dai piedi? Comunque, voglio vedere tutti i conti. Questa fu l'unica volta in cui Louis andò knockout. Vedi come abbassa il sinistro? Guarda come si è scoperto, lasciando passare il destro dell'altro. Se tu cerchi di sovrastarlo, quello ti fa a pezzi. Tu dovrai stare basso, e vicino. E non farti mai spingere al centro del ring. Se ti si avvicina a più di mezzo metro, sei finito. E non appena si scopre un attimo, tu fai partire un destro con tutta la forza che hai. Spegni pure, Ali. No, Ali, aspetta. Voglio vedere la rivincita. E questo non vuol dire niente. È successo un secolo fa. Già, ma è il più grande campione vivente, quello. Dagli una minima possibilità e ti cucinerà come un tacchino a Natale. Non sarà facile. Tempo! 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 Ehi! Dove stai andando? Basta così, per oggi ne ho abbastanza. Ancora due! Coraggio, ancora due! Solo due! Fa una pausa, Rocky. Hai fatto 10 round. Tu, dentro! Bene, bene, bene. Allora, che aspetti? Che ti succede, Rocky? Non hai detto una parola per 10 chilometri. Quel figlio di p***a di Brockton Eddie. Che ti ha fatto? Sono in società con lui e ancora non ho visto un centesimo. Non pensarci adesso. Non ci puoi fare nulla per ora. Io no, ma tu sì. Ma che stai dicendo, Rocky? Voglio che tu vada a Brockton e che ti faccia dare i miei soldi. Ma che cazzo dici, Rocco? Io devo stare qui a lavorare con te. La cosa migliore che puoi fare per me ora è di farti dare da Eddie i miei soldi. Ma perché te la prendi con me? Voglio i miei soldi! Oh, merda! Ehi, Rocco! Charlie dice che sei in gran forma. Ce la stai mettendo tutta, eh? Ehi, Rocco, guardami in faccia. Sto parlando con te. È così che la metti, eh? Salve, sono Rocky Marciano e mi trovo qui a Greenwood Lake dove mi sto allenando per il mio prossimo incontro con il grande John Lewis tra pochi giorni al Madison Square Garden. Sono sicuro che verrete numerosi all'incontro e io farò il possibile per non deludervi. Ehi, Rocky, pensi davvero di poter battere Lewis? Beh, certamente farò del mio meglio. Stop! Grazie, Rocky, sei andato benissimo. Grazie, scusami un attimo. Ehi, puoi farmi un autografo? È per mio figlio. Allora, t'ha dato il denaro? Ci ho provato, Rocco, ma quel figlio di puttana di Eddie... Dimmi, ti ha dato il denaro? No, io non so cosa dirti. Cosa dirmi? A lui dovevi dire che voglio i soldi che mi deve, che c'è? Rocky, ma vedi, io sto per andare via, allora... Ok, grazie tanto per l'intervista. E in bocca al lupo tu per dovevi, l'incontro. Grazie, ho detto, tu dovevi farti dare almeno l'incasso. Personalmente, non vedo l'ora che tu faccia pezzi quel muso nero.
Questo non è il momento per lasciarci. Hai sentito quello che ha detto? No, aspetta, voglio che me lo ripeti. Che cosa gli devo fare a quel negro? Dicendo che dovresti fare a quel negro più o meno quello che hai fatto a Carmine Vigo. Incredibile! Vuoi vedere come butto giù un pezzo di merda? Vuoi vedere come si ammazza qualcuno? Lo vuoi vedere, eh? No, le macchine, no! In faccia doveva dartele, va via, va via! Forse farebbe meglio a sfidare la Cadillac di Joe Louis. Guarda qui cosa ha combinato, guarda. Dicono che hai messo capo un'automobile. Che ci fai tu qui? Ah, scusami. Mi sei mancata tanto. A casa si parla solo del tuo incontro con John Lewis. Il tizio che devo affrontare mi piace di più di quelli che mi circondano. Uomini come Carbo fanno giudicare tutti gli italiani come gangster. Mentre esistono uomini come mio padre. Aspetta a te fargli cambiare idea. Io devo battere Lewis. C'è un'infinità di gente che crede in me. Troverai la forza di vincere. L'hai sempre fatto. Certo, se perdo questo incontro non mi resta davvero più nulla. Hai sempre me. Ti amo, Barbara. Sei tanto importante per me. Scusi. Sì? Vorrei vedere John Lewis. Le visite sono consentite solo ai familiari. Sono sicuro che vuole vedermi. Sono Rocky Marciano. Buonasera, signore e signori, e benvenuti al Madison Square Garden e allo straordinario e attesissimo incontro fra Rocky Marciano e John Lewis. Si respira aria di grande evento stasera, poiché un grandissimo campione del passato incrocerà i guantoni con quello che molti definiscono la stella del futuro. Oh mio Dio, accendi la radio, no? No, no, non ce la faccio a sentire. E va bene, fatti del male se vuoi. Io me ne vado in chiesa. Andiamo, Rocky. È ora. Ali. Sì? È bello che tu sia qui. Andiamo. Campione del mondo dei pesi massimi. Dai, Rocky! Adorato dal pubblico qui al Garden negli ultimi due anni, Rocky affronta l'ultimo ostacolo che lo separa dal titolo. Cresciuto nelle strade di Brockton, figlio di un modesto calzolaio, stasera tenterà il tutto per farcela. Ci sono indiscrezioni, o meglio, chiacchiere sulle scelte del suo manager Al Weill nell'organizzare questo match, ma dobbiamo inchinarci al coraggio di Rocky Marciano.
signori, l'uomo che tutti stanno aspettando, il Brown Bomber Joe Louis. Signore e signori, benvenuti al Madison Square Garden per questo incontro tra pesi massimi sulla distanza delle 15 riprese. In quest'angolo, da Brockton, Massachusetts, col peso di chilogrammi 84,900, pantaloncini bianchi con 39 vittorie, di cui 36 per knockout, l'imbattuto orgoglio di Brockton, Rocky Marciano! Quest'angolo, da Detroit, Michigan, col peso di chilogrammi 96,500, pantaloncini neri con un record di 68 vittorie, 2 sconfitte e ben 54 knockout, l'ex campione mondiale dei pesi massimi, il bombardiere nero Joe Louis. Ok, signori, avete avuto precise istruzioni negli spogliatoi. Ci sono domande? Buona fortuna a tutti e due. Forza, Rocky! Fagli vedere chi sei! Forza, Rocky! Sta per iniziare il primo round! Attento quando bassa il sinistro! Metticela tutta! Ed è giunto il momento magico dell'inizio, signore e signori! Fra il pubblico la tensione al massimo! Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. Si comincia! Via dal centro! Dai, via dai, dal Rocco! Centro. Fagli sotto! Sembra che Rocky usi la tattica di tenersi attaccato a Joe Louis. Sharky ci provò nel 36, andò giù alla terza ripresa. Dai, amore mio! Re! Copriti il viso! Vai, vai! Ok, ragazzi, break! Break, ho detto! L'implacabile Marciano, l'uomo che annientò Carmine Vindo. Bravo, Rocky! Bravo! Barber! Cavolo, non riesco a fermarlo. Hai tenuto testa per 3 minuti al più grande pugile di tutti i tempi. Come ci si sente? Si investe come un camion. Non riesco neanche a vedere da dove arrivano i suoi pugni, Charlie. Ma tu lo sai qual è il rimedio, no? Colpiscilo prima tu! Ed eccoci al secondo round. Finora c'è una completa parità. Thank you.
Eccolo, è qui. Marciano si mostra sempre più forte. Luis ha assestato a Marciano un potente 1-2. Terribile, Marciano è stato colto di sorpresa. Ma si regge bene sulle gambe. Non ce la faccio, Ben. È troppo forte. Sta abbassando il sinistro. Se lo cogli di sorpresa, lo hai steso, Rocky. Non si regge in piedi. Colpiscilo di destro e buttalo giù. Thank you.
Rocky, sei proprio tu. Sono io, Joe. Che ti succede? Picchi duro, ragazzo. Devo farti una domanda. Come sono finito qui? Mi spiace. Joe, io non avrei mai voluto incontrare te davvero. Non volevo combattere con te. Solo 10 anni fa io non avrei mai... Tu avresti combattuto. E avresti vinto il titolo, Marciano. Non ho dubbi. Sei un vincitore, tu. Ma lascia che ti dica una cosa. Ho vinto io oggi. Ho vinto. Perché nella mia vita ho pensato soltanto a vincere. E così ho perso mia moglie. Ho perso tutti i miei soldi. La mia famiglia. E tu hai qualcuno che ti ama? Sì. Fai in modo di non perderli. Qui dicono che sei pazzo. Non sono pazzo. È che non ho niente da perdere. Ricordi di farsi timbrare quella richiesta. Va bene, dottore. Ok, dopodiché si regoli come al solito. Mi scusi. Oh, signor Marciano, sono stato un suo accanito tifoso. Sono l'amministratore di questo ospedale. Dica un po', amico. Lei lo sa che c'è John Lewis là dentro? Voglio dire, non c'è una stanza migliore per uno come lui. Ma vede, signor Marciano, è un indigente. Questo è tutto quello che possiamo fare. E senta... Jensen, quell'indigente è un mio amico. Veda che sia trattato bene. Mm? Ma, signor Marciano! Sarò a casa col primo aereo che trovo, 3-4 ore al massimo. E poi sono da voi. Com'è andata la Svezia? Ti dico dopo. Ora vengo a casa. Sono tutti amici. Ciao. Ehi, paesà! È bello vedervi, ragazzi. Ultima scarpa. Ma Rocco.
Sono consigli per te. Perché tu possa avere un bellissimo campo da bocce. Forse sarebbe meglio se non... Coraggio, ragazzo, ho volato in condizioni peggiori. Io devo andare a casa. Su, andiamo.